Rosso Calabria, l'evento di fine anno della Regione Calabria per promuovere le eccellenze calabresi. Partecipiamo i consorzi di tutela, tra cui il nostro consorzio del Torrone di Bagnara IGP, che da poco appunto è diventato l'unico torrone in Italia a essere riconosciuto con questo importante riconoscimento a livello europeo. E qui con le nostre due bagnarote, grazie al sostegno e all'aiuto della Proloco di Bagnara, il maestri pasticceri Carmelo Cardone e Vincenzo Cundari, coadiuvati con il maestro pasticcere di fama nazionale Paolo Caridi, nel proporre sia delle novità interessanti come il torrone al cedro e sia delle declinazioni del torrone di Bagnara IGP, inteso come mousse, come semifreddo e come altri dolci che questa sera presenteremo in anteprima. Da quando siamo in IGP con le due versioni, il torrone di Bagnara Martignana e il torrefatto grassato, il riconoscimento è a livello nazionale, le vendite si stanno incrementando e soprattutto un prodotto che prima i nostri torronai stavano dismettendo è diventato oggi un punto di partenza per mostrare le loro capacità artigianali. E infatti siamo qui in rappresentanza dei torronai che a Bagnara mostrano quest'arte così antica, proprio per dimostrare quanto l'abilità e di queste generazioni di torronai è importante e fondamentale per anche l'evoluzione di un domani in cui si lavora tutti in squadra per crescere. Siamo nella cittadella della Regione Calabria e rappresentiamo questo magnifico frutto, il cedro della Riviera dei Cedri. Siamo qui con il consorzio del cedro di Calabria, con il quale da un po' di anni abbiamo intrapreso uno studio di sperimentazione di ricette nuove e inedite che ha trovato l'epilogo, diciamo, in questo, di questo studio, di questo momento di sperimentazione nella pubblicazione di un ricettario con il quale abbiamo presentato delle ricette inedite che vanno dall'aperitivo fino al dessert. Presentiamo dei dolci, presentiamo dei dessert. Questo oro verde di Calabria che è collocato nell'Alto Tirreno Cosentino sempre più si afferma e si attesta non come un frutto che serve ad aromatizzare altre portate, ma si afferma sempre di più come un frutto che già di per sé da solo può rappresentare in gastronomia qualcosa di eccellente, qualcosa di unico. La linea di prodotti è varia, va dai liquori alle creme, al cedro, alla cosmesi e ultimamente lo abbiamo molto sperimentato anche in gelateria. Era lì che trovava una sorta di scoglio questo frutto, perché era conosciuto soltanto attraverso qualche bevanda al cedro, il classico sorbetto al cedro. Noi siamo riusciti invece attraverso una serie di studi e di sperimentazione siamo riusciti a fare dei prodotti utilizzando anche come base il latte e la panna, per cui siamo giunti all'ideazione di un prodotto davvero originale e unico come il variegato al fior di cedro. Um
stiamo portando avanti un discorso con il cedro nella cucina e abbiamo iniziato questo percorso con un gruppo di colleghi e di professionisti dell'arte culinaria. Il cedro oggi trova un accento in più, un consenso in più, esce un po' dal conosciuto, esce dalla pasticceria per entrare in cucina con piatti ed accostamenti salati. Questo è molto bello, piace tantissimo alle persone, anche perché rappresenta un territorio, rappresenta la Riviera dei Cedri, quindi stiamo cercando di poter dare un prodotto che rappresenta il territorio direttamente nel piatto delle nostre persone. Diciamo è molto importante farci vedere e notare anche qui in questo contesto i nostri prodotti, visto che abbiamo questo IGP da valorizzare. È un momento caldo, diciamo, per il Torrone, perché si lavora tantissimo, nonostante tutto insomma si fanno degli sforzi per raggiungere in questo caso Catanzaro. Sì, ho dovuto lasciare tutto il laboratorio con tutti gli operai, gli addetti, in questo momento che mancano pochi giorni a Natale, per essere presente, perché anche qui è importante essere. Possiamo fare una prima valutazione sull'IGP, su questo marchio, o ancora è presto? Diciamo che ancora siamo in salita, però si incominciano a intravedere, diciamo, i primi risultati, qualcuno incomincia a chiederlo, però la strada è ancora lunga, bisogna insistere e continuare su questa strada. Quando arrivano chiedono dell'IGP o del Torrone di Bagnare in genere? O già il messaggio sta passando? No, incominciano a chiedere anche le caratteristiche di questo Torrone, perché ha ottenuto questo IGP. Sostanzialmente è far vedere il legame del territorio col prodotto, le maestranze, la maestria acquisita negli anni di esperienza di lavoro, e poi fare connubio con le altre eccellenze calabresi. In questo caso noi abbiamo scelto il cedro di Diamante, che è un prodotto ottimo, calabrese, controllato e di eccezionale fattura. È importante partecipare in queste manifestazioni se non vogliamo rimanere ristretti nel nostro guscio, cioè della provincia di Reggio, oppure in maniera più locale nell'interland delle nostre zone. IGP valore aggiunto, possiamo fare un resoconto fino ad adesso, positivo o negativo? Allora, fino al momento c'è stato un enorme lavoro svolto con notevole dispendio di energie e di tempo, però i primi risultati si stanno incominciando a vedere, sono positivi la crescita delle singole aziende, il trend, il valore aggiunto, e poi si dà un'immagine che poi è reale della qualità del Torrone di Bagnara. C'è curiosità qui a Catanzaro, a questa manifestazione a Rosso Calabria, molti si stanno avvicinando al Torrone di Bagnara per degustarlo. Sì, va bene, già in zona era piuttosto conosciuto il prodotto di produzione bagnarese, questo gli dà un valore aggiunto notevole, perché lo fa entrare di diritto nei salotti buoni dell'enogastronomia. L'evento Rosso di Calabria è sicuramente un appuntamento importante che si innesta in una serie di iniziative che come Consorzio del Cedro di Calabria stiamo portando avanti, questa bella iniziativa, questa sinergia con il Torrone di Bagnara, quindi abbiamo fatto questo Torrone al Cedro, è un'attività e anche un elemento di punta per quanto riguarda la valorizzazione naturalmente delle eccellenze e delle sinergie dei prodotti calabresi.
Maestro Caridi, la collaborazione con i torronai di Bagnara. Ma devo dire che è nata da tantissimo tempo, anche perché io faccio torrone, sono nativo reggino, quindi faccio torrone da 35-40 anni. La collaborazione è nata perché portare avanti le nostre eccellenze e avere un riconoscimento di quello che può essere il torrone del sud Italia, di Bagnara, è qualcosa di fantastico. Fra l'altro presento il torrone in giro per il mondo, quindi per me è una bellissima soddisfazione presentare il Torrefatto e il Martignana. E proprio in questa occasione abbiamo voluto fare non solo il torroncino, ma vestirlo in altre situazioni, quindi gestirlo in pasticceria, presentarlo con panettone, presentarlo con una mousse, fare delle crostate, quindi far gustare il torrone in veste moderna. Mousse che sta andando a ruba comunque. Sì, diciamo che è piaciuta, è una mousse con del rottame di torroncino martignana, una crema al torroncino martignana fatto con una macchina speciale, quindi abbiamo dei micron che è l'unità di misura molto molto basso, quindi molto non si avverte quella granulosità esagerata, e l'abbiamo messa all'interno, e poi mettendo questa granella che comunque salta il classico sapore del torrone martignano. Maestro, la pasticceria Regina è eccellenza calabrese, può essere volano di sviluppo per tutta l'economia calabrese? Ma allora, dobbiamo dire, 2 anni fa la pasticceria Regina, proprio calabrese, Regina in particolare, è stata nominata come la città dove si consuma dolce più importante come quantità d'Italia. Quindi questo significa che i nostri clienti, i nostri commensali accettano e apprezzano il nostro prodotto, e che i pasticceri stanno proponendo sempre qualcosa più di qualità, innovativo, prendendoli per la gola con l'effetto ottico iniziale e sicuramente con la qualità in questo posto. Non mi ricordo.